nelle sue mani. Ma la tristezza, il tempo, può dare rimedio. Potrebbe davvero finire qui. Ieri le siamo passate troppo vicine. Non sopporta che la si guardi. L'abbiamo sfiorata senza accorgercene e lei ci ha ululato contro. Ah! Portare ordine e misura nella casa. Non sparlare di ciò che non sappiamo. Padre! Voglio vederti! Non lasciarmi sola! Elettra. Che vuoi? Parla, esprimiti, sfogati! E poi vattene e lasciami! Che le serva per digerire. Io voglio dormire ogni notte, fino alla morte. Voglio anche vivere, prima di morire. Io non sopporto più di trascinarmi accanto ai servi. Nessun fratello, nessun araldo del fratello, nemmeno l'araldo di un araldo. Il mio augurio è che essi facciano con te come tu stai facendo con il padre. Basta! Occorre un sacrificio. Sangue innocente dovrà scorrere. Indossare le vesti che furono di mio padre. Nessuno al mondo conosce la verità. E questo l'orrore, sprofondare nel caos. Preferisco pensarti in un letto nuziale piuttosto che in catene. Io invece preferisco pensarti morto, padre. Io ti vidi entrare nel bagno con la scure come se ci fosse un sacrificio da compiere, poi uscirne trasfigurata. E chi ancora vivrà potrà gioire. Una cosa terribile, dicono. Era uno bravo a correre coi cavalli. Il figlio di casa. Sì, che da sempre è stato fuori casa e quindi era già come morto. Io e te dobbiamo andare a uccidere la donna e il suo uomo. Deve essere fatto senza esitazione. Io e te lo dobbiamo fare. Chi sei? Chi sono io? Io non sono madre. Non sono sorella. Non ho fratelli. Il mio nome è Elettra. Sorella, stringimi. Io e te che cosa abbiamo fatto rimane? Niente. Niente. Beato è solo che tiene a compiere la sua impresa. Attenta a non cadere. Attento tu. Assassini. Ma possibile che nessuno mi sente? Agamennone! Ti sente! Elettra! Elettra! Sei la causa di questo matricida. Dovrà prevalere. Agli uomini sarà facile ogni audacia. Questa sia la legge e l'ordine sia ripristinato.